Buonasera a tutti e bentornati al TG11. 5 anni di reclusione per Roberto Vere de Rosa, 34 anni, di San Rocco di Monza, arrestato un anno fa dai carabinieri dopo un'escalation di rapine ai danni dei supermercati di Monza e dintorni. Inizialmente l'uomo era accusato di 6 rapine, anche sulla base delle dichiarazioni, poi ritrattate, di un complice. Le contestazioni sono poi scese a 2, anche se si è trattato di un processo prettamente indiziario. Le indagini avevano portato i militari ad effettuare sequestri di materiale sospetto nei box di Via Fiume a San Rocco, dove, secondo i militari, facevano base gli autori di diverse rapine. Una banda dedita a rapine a distributori è stata sgominata dai carabinieri di Bergamo. Durante un tentativo di rapina sono stati arrestati 4 componenti del gruppo, tutti calabresi di età compresa tra i 21 e i 34 anni. Sono stati fermati dopo aver provato a rapinare un distributore Agip di Paderno Dugnano. Dopo un anno di negoziati, sono ingenti investimenti nella progettualità. Ele, azienda di Giussano nata nel 1972, che si è aggiudicata i lavori per la realizzazione della metropolitana di Taipei. Ieri la firma del contratto tra Enrico Maggioni, titolare Brianzolo, e Simon Chang, presidente della MITAC, in rappresentanza della capitale Taiwan. La Monte Ele è un'azienda specializzata in quadri elettrici speciali, apparecchiature e sistemi di potenza per la trazione ferroviaria in corrente continua. Il progetto si è costituito da 3 fasi. Nella prima, quella per la quale la Monte Ele si è aggiudicata l'appalto, prevede la realizzazione di 14 stazioni e un deposito per ben 15,5 km di linea. Alla fine della terza fase l'opera coprirà ben 52 chilometri con 46 stazioni e 3 depositi. Lo stato di abbandono del sottopasso che collega via Giovanni XXIII all'ingresso del Camposanto di Lentate sul Seveso è diventato intollerabile. Bottiglie di birra dappertutto, resti di cibo e persino resti di animali. La gente è stanca di questa situazione, già denunciata in comune dall'Associazione Carabinieri. Si chiedono maggiori controlli, si chiede di illuminare l'area e di posizionare diverse telecamere. Le previsioni del tempo per domani, mercoledì 24 novembre. Domani fino al mattino il cielo sarà nuvoloso, poi ampie schiarite a partire da ovest, dal tardo pomeriggio addensamenti sparsi su Alpi e Prealpi. Fino al primo mattino precipitazioni deboli sparse su pianura orientale, Prealpi Bresciane e Garda, nevose oltre 900 metri. Dal tardo pomeriggio nevose oltre 800 metri. Temperature in calo, in pianura minime tra i meno 2 e i 3 gradi e massime tra i 9 e gli 11 gradi. Io vi ringrazio per l'attenzione, l'appuntamento è per domani, una buona serata a tutti.